Ah, buongiorno care, come state? Allora, iniziamo questo svuota la spesa. Vi faccio vedere che cosa ho comprato, una spesa molto sana. Comunque, per continuare il nostro percorso che abbiamo iniziato di dieta, alimentazione sana, siamo un sacco contenti e soddisfatti, soprattutto perché stiamo iniziando a vedere i risultati, soprattutto accoppiandolo all'attività fisica, visto che hanno riaperto le palestre. Allora, iniziamo subito. Ho comprato i pomodorini da mettere nelle insalate, per preparare magari anche con un po' di pasta. Le ciliegine da mettere dentro le insalate sempre, perché adesso arriva l'estate, quindi mi piace fare questi piatti freschi. Le ciliegine sono comode all'occorrenza per magari un'insalatona, mentre proprio per un piatto magari con pomodoro basilico, ho comprato anche una piantina di basilico, dopo ve la faccio vedere, devo annaffiarla a proposito, l'ho comprata ieri. Ho preso anche questo fior di latte, questa bella mozzarellona, che secondo me è molto più buona rispetto alle mozzarelline da mangiare così nel piatto, no? Da mangiare comunque come protagonista del piatto, mentre le mozzarelline sono più di contorno. Poi due pacchetti di uova, perché nell'ultima spesa ho preso un pacchetto piccolino e mi è finito subito, quindi ho detto basta, voglio comprare più uova, al massimo se poi vedo che mi avanzano e che stanno per scadere, cerco di utilizzarle magari per fare dei pancake. Poi ho preso i dadini di prosciutto cotto, questi non mancano mai, ne ho presi due pacchi da due perché veramente questi qua li consumiamo tantissimo. Una confezione di gamberetti in salamoia, sempre per le insalate o per la pasta. Poi le mie care bananite, quelle là che sto comprando ultimamente. Non compro più le banane quelle grandi, ma prendo sempre queste qua perché sono più sfiziose, non mi riempono troppo. Anche perché come porzione è molto più giusta anche da mettere dentro uno yogurt, no? Perché una banana grande, quella classica, è veramente troppo secondo me. Poi ho preso gli asparagi per fare il risotto con gli asparagi. Il primo sale che io amo, veramente l'ho scoperto da poco il primo sale. Sapevo che era un formaggio perfetto per la dieta, ma sinceramente non l'avevo credo mai assaggiato ed è buonissimo. Poi qui abbiamo un pacco di prosciutto cotto, un pacco di arrosto di tacchino che mi piace un sacco, un pacco di bresaola da fare magari con le scaglie di parmigiano, però non ho comprato il parmigiano, vabbè, con scaglie di parmigiano, limone, rucola e olio. Vi ho dato questa idea, se avete il parmigiano, se avete la rucola e poi vabbè, la bresaola. Il salmone affumicato, poi basta, ricominciamo col prosciutto. Stavolta mi sono scordata di prendere la rubiola, però per fortuna ho preso la Philadelphia. In questo caso ho preso la Philadelphia Light, vediamo, proviamola. E magari, sapete, ogni tanto ne aggiungo magari un cucchiaio per fare una cremina per la pasta o per il riso per amalgamare un po'. Più che altro lo utilizzo in quel modo, però anche sul pane, così col prosciutto, è buonissimo. Ho ripreso anche gli yogurt da bere perché è la mia fissa del momento. Li ho presi alla fragola, l'altra settimana ai frutti del bosco, li avevo presi anche alla papaya e miele, se vi ricordate non l'ho più trovati. Però questa volta ho preso il gusto ananas per cambiare un po'. Poi ho preso una confezione di fragole da mettere magari sui pancake la mattina a colazione oppure nello yogurt a merenda il pomeriggio. Ho preso vari tipi di yogurt, ad esempio allora qui ho preso due kefir bianchi, sempre tutti bianchi, perché per la dieta bisogna prenderli bianchi e poi se fosse arricchirli con noi con la frutta, i semini e le cose. Poi ho preso un sacco di Skyr, ma proprio tanti ne ho presi. Cioè, ho preso 4 Skyr, 2 kefir e poi uno yogurt greco cremoso, zero grassi per provarlo. Così, pur provare. Andiamo avanti. Ho preso un bel paccone di spinaci, che poi tanto quando lo vai a cuocere, a bollire, ne rimane tipo un piattino così. Ma comunque ho ripreso i spinaci. Il mix di verdura da cuocere, questo lo prendo sempre, lo sapete, nella spesa perché mi piace un sacco, perché appunto ha tutti questi sapori mixati, no? Non sa né di verza né di spinaci, è tutto mixato e mi piace un sacco. Un pacchettino di funghi, questi qua li voglio fare con il petto di pollo. Poi qui ho preso una bustina di insalata iceberg, monoporzione, e in realtà avevo preso anche il lattughino, ma ce lo siamo mangiato a pranzo, quindi ormai è andato. Un avocado che è molto scuro, però quando poi lo vai ad aprire è verde. In realtà li sto prendendo sempre nello stesso posto perché sono un sacco buoni. Avocado Hass si chiama. Sinceramente non so quale sia la differenza rispetto all'avocado quello normale, però dentro comunque è verde, è buono e quindi l'ho ripreso. Anche perché c'era solo questo, non c'era un altro tipo di avocado, quindi ho preso per forza questo qui. Come ultima verdura vi faccio vedere che ho preso le zucchine. Queste qua ne ho prese un bel po' e ci sono anche altre qua sotto, ma vabbè. Comunque adesso le vado a richiudere e le rimetto subito in frigo. Poi ho preso due confezioni di salmone in scatola. Allora, questo qui è all'olio d'oliva e limone, l'ho provato, considerati questi qua li ho presi al Todis, sono buonissimi, veramente sono rimasta scioccata perché ha questo sapore di olio d'oliva e limone fantastico. E poi ne ho preso uno all'olio d'oliva semplice.
Ma questo qui all'olio d'oliva e limone è proprio fantastico, è buonissimo. Ho preso poi due filetti di sgombro, ma non so perché hanno due colori diversi. Allora, filetti di sgombro grigliati con olio extravergine di oliva. Filetti di sgombro grigliati con olio extravergine di oliva. Boh, no, non riesco a capire la differenza, sinceramente. Sono la stessa marca e niente, non so perché, ma hanno due confezioni diverse. Poi due barattoli, uno di ceci e uno di fagioli. Una confezione di gallettine di mais con sopra il cioccolato fondente da portare magari come snack al lavoro. Un pacchettino di mandorle, le ho riprese di nuovo perché... No, si vede da qua, eccole, di mandorle sgusciate. Poi ho preso per provare questi riccioli di crusca da mettere sia dentro lo yogurt, ma magari anche nel latte si potrebbe provare. Vediamo un po' se hanno un sapore buono. E infine la crusca di avena da mettere sempre nei yogurt, che preparo sempre a merenda, magari con le fragole, le gocce di cioccolato fondente e un po' di crusca. L'unica schifezza che ho preso, ma non è per noi, giuro, sono queste sfogliatine. Però ho pensato, se magari viene qualche ospite, qualcuno, mi piace sempre avere qualcosa da offrire insieme al caffè o al tè, quindi non è per noi. L'ultimissima cosa sono questi filetti di merluzzo congelati, che li rimetto subito dentro per fare magari, che ne so, con le zucchine. Intanto li metto a posto. Da fare magari con le zucchine, da fare in padella con i pomodorini, con il prezzemolo, comunque per la sera, perché in genere io il secondo lo faccio sempre la sera. Aspettate che li rimetto subito a posto. Comunque vi ringrazio per aver guardato il video, vi saluto, vi mando un bacio, vi aspetto anche su Instagram come al solito, lasciatemi un like se la spesa vi è piaciuta e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!